Da ieri pomeriggio sono ancora lì su, sul tetto di Montecitorio. Ci sono rimasti tutta la notte i deputati del Movimento 5 Stelle, muniti di acqua, cibo, coperte e computer. Una protesta clamorosa, mai nulla di simile, per difendere, dicono, la Costituzione contro la riforma in discussione proprio alla Camera. Da lì su usano i loro mezzi per spiegare i motivi del blitz, postando anche questo video su Facebook. Siamo saliti qua, nessuno nella storia della Repubblica aveva occupato il tetto di Montecitorio. Come gli operai occupano le fabbriche per farsi ascoltare, noi si occupa il tetto per farci ascoltare e per far capire alla gente, all'opinione pubblica, che le riforme costituzionali in deroga al 138 sono una vergogna. Hanno minacciato anche di salire sul campanile se i vigili del fuoco si avvicineranno. Una protesta che ha scatenato la dura reazione di tutti i partiti, una pagliacciata per il PD. La nostra dignità non può essere svenduta, è la risposta del PDL. Loro sono andati avanti, forti dell'appoggio del loro leader, Beppe Grillo, che ha chiamato o ha inviato messaggi via SMS ai 12 parlamentari. Come cittadino sono fiero di essere rappresentato da voi, ha detto Grillo. Durissime le parole usate dal presidente della Camera Laura Boldrini, che ha bollato l'iniziativa come un episodio di eccezionale gravità. La Boldrini ha anche convocato l'ufficio di presidenza per valutare eventuali sanzioni. La seduta è stata aggiornata a lunedì, quando sarà aperta un'istruttoria durante la quale potrà essere chiesto anche un risarcimento ai deputati 5 Stelle per i costi che la pubblica amministrazione dovrà pagare. Ora bisognerà vedere cosa accadrà oggi, quando e se qualcuno riuscirà a convincerli a scendere da lì. Avevano pensato anche di porre una sorta di ultimatum rivolto al Quirinale: o il presidente napoletano verrà ad ascoltarci oppure non ci muoveremo. Idea davvero poco praticabile, tanto che il primo a bocciarla è stato lo stesso Grillo.